situazione dell'Ilva continua a preoccupare particolarmente, ieri un'altra tappa importante con una decisione presa dal governo abbastanza netta. Sì, è chiaro che l'azionista privato ArcelorMittal, deconsolidando, conferma che non vuole metterci più un euro e quindi di fatto si sta disimpegnando dall'Italia. Il governo sta facendo i suoi passi, noi stiamo seguendo minuto per minuto. Settimana prossima abbiamo un altro incontro, quindi vediamo questa separazione, questo divorzio cosa produrrà. Sicuramente noi possiamo dire che quando hanno costituito Acciaierie d'Italia, quindi parliamo del 2020, prima del 2020, un lavoratore di Acciaierie d'Italia, con questi patti parasociali, non riconoscendo più gli accordi sindacali del 2018, io faccio il mio caso singolo, ho perso 4.000 euro all'anno di premi e mediamente sono di più. Quindi noi abbiamo da recuperare il tempo perduto, oltre all'incertezza dovuta alle scelte dei governi che c'erano allora, e vediamo quello di oggi cosa farà. 4.000 euro all'anno. Le ipotesi al momento in campo sono quelle intanto di una nazionalizzazione in attesa di trovare poi un eventuale nuovo socio privato e quella di un'amministrazione straordinaria. Sì, stiamo seguendo, ci sono più ipotesi. Quello che è chiaro è che noi ci abbiamo già rimesso parecchio, e parlo dei lavoratori di Genova, di Novi, di Taranto. Ripeto, 4.000 euro di premi non pagati all'anno. E dobbiamo recuperarli e dobbiamo pensare al futuro. C'è un Le auspicio soluzioni, particolare. diciamo, sono in capo appunto a chi gestisce questa situazione, non in capo a noi. Noi abbiamo le nostre idee, le denunce che le cose non funzionavano, voglio dire, noi abbiamo carte che lo dimostrano, la palla passa al governo e noi seguiamo ovviamente con molta attenzione.